Ciao, oggi vediamo insieme come realizzare una cintura in tessuto per avere un accessorio davvero unico nel nostro guardaroba, che poi potremo abbinare davvero in tantissimi modi diversi. Vediamo ora il materiale di cui abbiamo bisogno, un tessuto a nostra scelta. Io ho scelto questo rasetto color cipria molto bello. Avremo anche bisogno della teletta termoadesiva di consistenza media. Per applicare invece gli occhiali nella nostra cintura avremo bisogno della pinza Vario, che è una pinza multiuso, che servirà sia a forare il tessuto sia ad applicare gli occhiali. Naturalmente abbiamo bisogno anche degli occhiali, io ho scelto quelli da 4 mm di diametro e in color argento. Ci servirà anche del filo Gutermann in poliestere abbinato e in ultimo ci servirà una fibbia per la nostra cintura. Per questo progetto ho deciso di dare nuova vita a una fibbia di una vecchia cintura. Come vedete io le tengo sempre quando poi le cinture si rovinano. In questo caso ho scelto questa fibbia color argento. Misuro per prima cosa l'altezza esatta della mia cintura, che nel mio caso sarà 3 cm. Ora taglio un rettangolo di tessuto e uno di teletta termoadesiva che saranno delle stesse misure. Ecco le misure dei due rettangoli che ho tagliato io. Naturalmente potete personalizzarli voi in base all'altezza della vostra fibbia e la lunghezza che desiderate. A questo punto prendo il mio rettangolo di tessuto e dal rovescio applico la teletta termoadesiva con il ferro da stiro, pressando bene il ferro e non trascinandolo. Dopo aver applicato bene la teletta termoadesiva, prendo la mia striscia di tessuto, la metto in doppio e fermo tutto con gli spillini. Creare invece la punta un pochino arrotondata della mia cintura, prendo una delle estremità, la piego a metà. E con una matita o con una penna cancellabile arrotondo con una linea il mio angolo. Ora vi faccio vedere in che modo. Ecco, adesso taglio l'eccesso di tessuto, poi ripiego il tessuto ancora a metà in modo da tagliare anche la parte opposta della cintura e avere la punta omogenea. Arrivati a questo punto devo fare una cucitura a 1 cm lungo tutto il perimetro della cintura. Faccio una cucitura a punto dritto a 1 cm e quando arrivo in punta uso l'ago come se fosse un perno e così riesco a fare bene l'angolo. Ecco, avrò quindi soltanto un lato aperto della cintura. A questo punto rifilo la zona della punta dal tessuto in eccesso, così avrò meno difficoltà a risvoltarla. Ora, per risvoltare la cintura, mi aiuto con il retro di una matita e piano piano, con delicatezza, risvolterò il tessuto della cintura stessa. Vedrete che con un po' di pazienza riuscirete a risvoltare benissimo la cintura. L'abbiamo risvoltata totalmente e adesso aiutandomi anche con il ferro da stiro appiattisco bene tutta la cintura. Ecco il risultato a questo punto. Adesso farò una ribattitura a 2-3 mm dal bordo lungo tutto il perimetro della cintura stessa. La ribattitura la faccio semplicemente con un punto dritto. Sto sempre attenta all'angolo e uso l'ago come se fosse un perno e vado avanti proprio lungo tutto il perimetro della cintura. Ecco come si deve presentare a questo punto.
Per inserire la fibbia devo segnare un punto dove farò il foro a circa 4-5 cm dall'estremità della cintura e naturalmente in una posizione centrale. Dopo aver segnato il punto esatto, utilizzo la pinza vario con l'accessorio apposito e praticherò un foro proprio nel punto che ho segnato precedentemente. Per evitare però che un domani poi il tessuto sfilacci, preferisco fare una cucitura zig zag molto fitta tutta intorno al mio foro. Ecco come si presenta il foro rifinito. Adesso inserisco la fibbia all'interno del foro. Ora ripiego il tessuto su se stesso e farò una cucitura a punto dritto proprio qui. La cintura è quasi finita, mancano solo gli occhielli. Misuro circa 19 cm dall'inizio della cintura e segno con una matita o una penna cancellabile il punto dove devo praticare il primo foro per gli occhielli e poi ogni 2 cm farò un altro segno per indicare il foro successivo. Io ho deciso di mettere 6 occhielli, però voi potete metterne anche di più, di meno, più distanziati. Potete decidere voi come preferite fare. Faccio quindi tutti i fori che mi servono, sempre con la pinza vario come ho fatto prima. Ora devo utilizzare la pinza vario per mettere gli occhielli. Basta semplicemente cambiare gli accessori della pinza e cambierà anche l'utilità della pinza stessa, quindi inserisco i punzoni adatti per applicare gli occhielli. Ora applico dal dritto della mia cintura la parte dell'occhiello, diciamo più grande, quella che si inserisce all'interno del buco, e dall'altra parte l'estremità. Lo applico con la parte in rilievo che va verso l'altra parte dell'occhiello. Ora con la pinza a vario applico proprio l'occhiello stesso, spingendo, e sentirò una sorta di click. Appiattisco bene gli occhielli con un martello. Ecco il risultato degli occhielli dal dritto e anche dal rovescio. Ed ecco la nostra cintura finita. Che ne dite? Spero davvero vi piaccia e che possiate realizzarla anche voi. Ringrazio Panini Tessuti per aver provveduto tutto il materiale necessario per questo progetto. Grazie per aver guardato questo video, vi abbraccio e vi auguro un buon cucito!